Salvo, dimmi tutto. Allora, carissimi amici, carissime amiche, bentornati. Siete collegati ancora in diretta con Salvo 5.0 Channel. Con me, vedete, al mio fianco c'è Domenico Finiguerra e abbiamo in collegamento telefonico anche Luigi Costanzo, che è il sindaco No, del... non è sindaco, lui No, è un ma attivista. lui è un attivista. No, no, non Sono ancora. medico di famiglia di sesta maggiore. No? Ok, è un attivista di dove sei? Io sono di Fatta Maggiore, provincia di Napoli, nella Ok, città di Velini. allora noi avevamo promesso a coloro che ci stavano seguendo che avremmo provato a parlare con qualcuno che oggi fosse andato alla manifestazione lì nella Terra dei Fuochi. E allora, Sì. abbiamo sentito che è riuscita benissimo, c'erano 90.000 persone in piazza a Torino. Che cosa ci A puoi Napoli. raccontare? A Napoli, sì, guarda, sono stanco, sto facendo le cazzate una dopo l'altra. A Napoli, ovviamente, non a Torino. E com'è andata? Cosa ci vuoi raccontare di questa manifestazione così riuscita? Sì, è stata una cosa stupenda. Guarda, io stiamo tornando stanchissimi, zuppati d'acqua, ed è stato commovente e bellissimo vedere centinaia di persone, migliaia di persone marciare per una. Sembra strano, nel marciare per vivere, perché noi, questo è stato lo scopo di questa marcia, a chiedere, diciamo, a chi di dovere, alle istituzioni, il diritto di vivere, di respirare aria pulita, di mangiare cibo sano. Ed è stato importante perché noi siamo passati anche, diciamo, alla proposta, cioè se le istituzioni non sono in grado di dare le proposte, siamo stati noi a farle nel nostro territorio, chiedendo di chiudere le zone inquinate, dichiararle no food per mettere altri prodotti come la canapa, per esempio, che ha un alto potere disintossicante, e dichiarare invece le altre, garantire che le altre che invece sono buone. Mettere il cosiddetto bollino verde affinché le persone possano ricominciare ad avere fiducia praticamente in quello che mangiano, perché qua purtroppo tu sai che la situazione che stiamo vivendo è una situazione anche diciamo di allarme, tra virgolette, anche psicologico, nel senso che le persone sono preoccupate, non sanno cosa mangiare, e allora arrivare a un certo punto è importante che le istituzioni ci dicano quali sono le cose che possiamo praticamente mangiare e quali no. Questo è importante, lo devono fare loro. Noi da parte nostra abbiamo spinto, diciamo, dal basso l'istituzione facendo capire che noi ci siamo e che non si può più giocare con la salute delle persone. Ecco, Luigi, ti faccio una domanda. Tu che vivi proprio lì, da quelle parti, qual è stato il feeling che avete avuto tu e magari i tuoi concittadini quando avete appreso il contenuto delle dichiarazioni di Schiavone dopo la desecretazione? Cioè, siete arrabbiati? Qual è il feeling che avete Guarda, avuto? Salvo, allora, in effetti Schiavone non ha fatto altro che scoprire e dichiarare apertamente quello che noi già sapevamo da tempo. Lui ha messo, per così dire, il timbro, anche, diciamo, questo forse è stato fatto positivo, ha scatenato anche questo interesse mediatico sulla terra dei veleni. Ma noi già lo sapevamo da tempo, io lo sapevo come medico di famiglia, no? Che vedevo nel mio. Diciamo nel mio ambulatorio e giorno per giorno facendo quello che fanno i medici, quindi stando a contatto con la gente, che qualcosa non andava, quindi che aumentavano alcune patologie tumorali, allergie e così via. E quindi lui ha messo su questa sorta di, ecco, ha scoperchiato una cosa importante che noi già sapevamo e che la cosa che ci ha lasciato più perplessi dalle nostre parti è quello di sapere che nel 97 il ministro dell'interno, che poi diciamo forse ha segretato quelle che erano le dichiarazioni di Schiavone, è il nostro attuale Presidente della Repubblica. Oh, ma Questo infatti, scusa quindi Luigi se ti ci ha interrompo, fatto. era proprio questa la domanda, cioè tu da medico stai scoprendo magari negli ultimi 5 anni, 10 anni, 15 anni che c'è un aumento delle malattie, eccetera, ma scoprire che nel 97 c'è stato qualcuno che sapeva queste cose e anziché divulgarle le ha Sì. nascoste, questa è la cosa assurda. Lo sanno da tantissimi anni ed è questa la rabbia, perché quello che si poteva fare prima, purtroppo adesso non si può fare più. E allora quello che sta mancando oggi è proprio questo, Salvo, ci stanno dando delle rassicurazioni dicendo che i pomodori sono buoni, i cavolfiori sono buoni, ma purtroppo oggi non abbiamo fiducia nelle istituzioni. Tutto quello che ci dicono purtroppo per noi lo la prendiamo sempre come dire, con le molle, cioè nel senso che non riusciamo adesso ad avere fiducia nelle istituzioni, mentre invece sta aumentando.
aumentando la fiducia tra i cittadini in questi movimenti, in queste associazioni. Tenete presente che il coordinamento Comitati Fuochi, che sta lottando per la propria vita, per il diritto a vivere, raggruppa circa 70 associazioni nel territorio, quindi che vanno dal Giulianese a Casertano, un territorio immenso, di persone diverse, che hanno anche, diciamo, convinzioni politiche diverse, che sono umani, diciamo, cattolici, non credenti, si sono messi insieme per il bene comune principale, che è quello che è il diritto alla vita. Quindi questo è un esempio anche di democrazia partecipativa che sta nascendo sul nostro territorio. Noi abbiamo, ecco, come ti dicevo, non siamo solo i comitati di Roma, stiamo portando delle proposte concrete, ci siamo organizzati in tavoli tecnici, c'è il tavolo medico, c'è il tavolo degli architetti, degli ingegneri, per portare delle proposte concrete a un'istituzione che purtroppo non ha risposte per questo territorio, ha chiuso gli occhi e continua a chiuderli. Allora noi, perché l'istituzione comunque siamo noi, stiamo cercando di spingerli dal basso affinché ci sia questo cambiamento di persone che veramente riescono a portare questa ventata nuova, come dice sempre Domenico Filiguerra, nella nostra cara Italia. Sì. Senti, ti faccio un'ultima domanda, poi non so se Domenico ha delle cose da chiederti, io ti faccio solo quest'ultima da parte mia. Allora, noi siamo stati in Valsusa e abbiamo visto che su, penso, 30-40 mila persone c'erano veramente pochissime, veramente proprio un 1% di bandiere di partito. Allora, sì, nella manifestazione, sì, a cui tu hai partecipato oggi, è stata una cosa del genere oppure c'erano molte varie bandiere con vari simboli, eccetera? Com'è stato? Allora, Salvo, ti dico che è stata una manifestazione apartitica. Io non ti so dire, penso di no comunque, perché io stavo insieme anche a Luca, a Giovanola, in mezzo al corteo, quindi ti ripeto, 90.000, 100.000 persone. Però non c'è stato nessun simbolo politico, soltanto bandiere di associazioni, bandiere, diciamo, cartelloni di proteste, cartelloni di proposte. Ci sono stati alcuni gonfaloni di alcuni comuni che erano presenti, perché il gonfalone comunque rappresenta la cittadinanza, non potevi dire di no al sindaco, o meglio un gonfalone ai vigili che lo portavano, di non partecipare. Alcuni gonfaloni sono stati fischiati, quindi questo significa che la gente, le persone hanno questa sorta ancora di, come ti dicevo prima, non fiducia. Però bandiere politiche, simboli politici, io non li ho visti e non ci sono stati sicuramente, perché è stata veramente, anche quando siamo arrivati a Piazza Plebiscito, che è stato uno spettacolo immenso. Luca ha vissuto di persona, con i propri occhi, è veramente andato via contento di quello che aveva visto. E a Napoli si dice carichi in meraviglia, nel senso che veramente si è meravigliato di tutto quello che è successo oggi a Napoli. Bene, bene, io sono contento perché, vabbè, noi veniamo dalla Valsusa, che era, diciamo, estremo nord, voi siete stati nel meridione, in due punti diversi dell'Italia, però ci sono state due manifestazioni dense di partecipazione, calore, e questo è quello che ci vuole, forse, per svegliare gli animi. Domenico, lascio a te la parola, però, e poi... Ma guarda, siamo terra in movimento. Siamo terra in movimento, è vero, Luigi, siamo proprio terra in movimento e davvero, comunque, anche oggi in Val di Susa si percepiva questo collegamento sentimentale con voi lì a Napoli, con chi era a Pisa, con chi era a Gradisca e con tutti i comitati che ci sono in tutta Italia e che ogni giorno lottano, spesso anche sbeffeggiati. Io l'ho scritto in questi giorni, appunto, sul Fatto Quotidiano, no? Che ci dicono che noi siamo gli estremisti, che siamo quelli del no, che siamo gli allarmisti. E invece tu hai confermato che è l'esatto contrario e che noi portiamo tutti i giorni delle proposte per uscire da questo sistema marcio. Che lì diventa anche prodotto marcio e quindi davvero, Luigi, io vi abbraccio davvero tutti quanti uno per uno. Mi dispiace non essere potuto essere con voi, ma purtroppo ero qua in Val di Susa. C'era Luca. Luca vi ha rappresentato tutti e noi, anche se non fosse venuto uno, noi sapevamo che voi stavate con noi. Quindi voglio dire, no, io dico sempre che nessuno è lontano, quando richiamando un po' il famoso libro, no? Quando i cuori combattono per lo stesso scopo. Quindi noi vogliamo il bene della nostra terra, lottiamo per il bene comune in maniera gratuita e disinteressata, e questo ci unisce perché le persone che si battono per queste cose si capiscono a bene. Quindi io ti abbraccio forte, speriamo di incontrarci al più presto. Dai.
A presto, prestissimo. Ciao caro. Luigi, grazie, è stato un grosso piacere conoscerti. Ah, posso chiedere a Domenico di darmi il tuo numero? Ci mancherebbe, Va certo, bene, come no. poi ti mando un SMS col Un mio. abbraccio forte a tutti voi e andiamo avanti. Un'ultima cosa, ti dico, una frase di una bimba, mentre noi andavamo sotto la pioggia, ha scritto: questa pioggerellina, non vi preoccupate, farà straripare il fiume in piena. Una frase bellissima di questa bimba che stava marciando insieme Bella, veramente bella. Complimenti alla bimba. a noi. Ciao, va Grazie. bene, Un va bene. Buon abbraccio. viaggio, ciao, buon viaggio. Grazie, ciao, 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 grazie, ciao. ciao. Bene, simpatico anche Che questo di dire, ma Luigi, eh? guarda Luigi, io l'ho conosciuto qualche anno fa andando proprio nella Terra dei Fuochi a ragionare Noi attorno intanto alla. riprendiamo Riprendiamo il nostro il nostro viaggio. viaggio. Siamo arrivati, siamo già da Siamo quasi arrivati, Pietregrasso, sì. adesso proprio ci siamo fermati un attimo, accompagno Domenico a casa. E con Luigi si era in diverse occasioni incrociato le vertenze, le battaglie, poi loro appunto sono in una terra particolare. Lui mi ha fatto vedere delle foto allucinanti di quello che succede nella Terra dei Fuochi ed è davvero poi lui è un medico e sono tanti in Italia, soprattutto nelle zone più marginali. Io sono reduce da una settimana, da 2 settimane fa ho fatto un tour in Sardegna, un giro in Sardegna, in territori anche là sottoposti al ricatto poi spesso del fammi fare l'intervento eolico, la cementificazione, ti do i posti di lavoro, tutte balle, perché poi dopo sono queste promesse che vanno a puntare a ricattare un paese che è in grave crisi e Esatto. che è davvero è spesso una polveriera, no? E occorre davvero muoversi con un'estrema cautela, però con la determinazione che non si può andare avanti così, che bisogna cambiare. Guarda, oggi nel pomeriggio una delle interviste che ho fatto a Vittorio Bertola, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Torino, mi raccontava che stanno deliberando, ora non ricordo quale sia il punto, comunque credo che ormai sia una cosa, insomma, forse quasi decisa, non ricordo bene, però insomma mi ha detto che stanno cercando di fare un centro commerciale, mi pare che mi ha detto 20 o 30 mila metri quadri di un giardino in centro a Torino, cioè Torino in centro, non so se in centro storico, ma comunque nel centro della città di Torino, un ulteriore giardino, quindi un pezzettino di verde di 30 mila metri quadri che E cementificheranno questo per fare un sì, supermercato, un parcheggio, eccetera, eccetera. probabilmente sarà area pubblica, adesso non so, non vorrei dire una stupidaggine, perché poi dopo vengono incentivati i comuni anche a privatizzare le aree demaniali, le aree comunali, per fare cassa. E però cosa fa? Torino, tra l'altro, è la città credo più indebitata d'Italia, no? Sì, Quindi Torino, ai piedi della Val di Susa, la ma città che più sta spingendo per avere il TAV con i suoi Asso, ultimi e due beh, sindaci, li vogliamo certo. ricordare, Chiamparino e Fassino, Sì. che sono i sindaci che hanno più di tutti voluto, spesso anche in maniera plateale, l'arrivo dell'esercito in valle. Torino è davvero emblematico, no? Fra l'altro mi diceva sempre Grattacieli, centri commerciali. Vittorio mi diceva che Chiamparino si dice, non so quanto questa cosa sia ufficiale, ma si dice che potrebbe essere il prossimo candidato del PD alle elezioni regionali in Piemonte. Può essere, Cioè, certo. bello, no? Cioè, dopo praticamente aver avuto Cota, Chiamparino come sindaco, Fassino come sindaco di Torino e poi Chiamparino come presidente della regione Piemonte. Ragazzi, auguri a voi piemontesi, se ce n'è qualcuno all'ascolto. Guarda, una roba veramente incredibile. Vabbè. Dai. Vi abbiamo raccontato anche questa cosa, sono veramente contento, anche perché veramente è molto simpatico, energico questo Luigi Costanzo, sono contento di averlo conosciuto. Quindi abbiamo mantenuto la promessa, vi abbiamo fatto un breve report anche da quello che è successo oggi a Napoli, e non a Torino, come ho detto prima, perché sono stanco, dalla Terra dei Fuochi. È tutto, buona serata a tutti, grazie e ci sentiamo presto. Ciao, Grazie Domenico, grazie a te, ciao, Salvo. ciao, ciao a tutti.